Come ogni martedì e venerdì sera, anche oggi siamo riuniti tutti insieme pronti ad ascoltare la parola di Dio attraverso questo culto che andrà in onda via radio, su YouTube e Facebook, su Radio Messaggio Cristiano. Quindi pace a tutti, buon ascolto e buona visione con la grazia del Signore. Benedetto il tuo santissimo nome, siamo qui Signore come tu hai stabilito e come ci hai chiamati ad uno per nome, Signore, e ci hai fatti entrare per la porta della tua casa. Signore, è la tua casa che ti sei scelto sulla terra per ammaestrare i popoli, Signore, e prima ancora che giunga la tua, Signore, ammaestramento, il tuo ammaestramento ai popoli della terra, Signore, tu fai giungere il tuo ammaestramento all'orecchio del nostro cuore, proprio qui in questo luogo. Quindi questa sera, Signore, l'orecchio del cuore è attento al tuo dire, al tuo parlare. Signore, fai di noi veramente dei veri figliuoli e veri discepoli di Cristo Gesù, affinché ti possiamo onorare qui in terra e lassù nel cielo per tutta l'eternità. Alleluia, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, amen, amen. Come vincoli fanciulli.
Alleluia, alleluia. Qui è la pace, come in cielo. Qui ritrovi la tua vita e per te la gioia amica e il nemico più non c'è. Alleluia. Qui è la pace. Qui, dove? Dove due o tre sono radunati nel mio nome, dice il Signore Gesù, allora io vi do la mia pace. Amen? Non come il mondo la dà. Perché nel mondo Gesù non c'è. E dovete pensare, ecco, sia glorificato, guardate che in questo istante sia glorificato è Dio, alleluia. E non vi nascondo che sono pieno di brividi. E quando sono pieno di brividi, ciò significa che sono investito veramente dallo Spirito Santo. E il Signore, guardate, sia glorificato è Dio, mi ha dato subito pure l'aggiunta, come quando dice, non giudicate, dice, perché a voi sarà dato pure l'aggiunta quando giudichiamo con l'aggiunta. Allora il Signore mi ha dato anche l'aggiunta. Dice, non solo io, Gesù, non sono nel mondo perché non ho niente a condividere con il mondo, ma non sono neanche nelle chiese dove c'è il mondo. Ma capite? Quindi non solo. Amen. Perché ci sono tante chiese, chiamate così chiese, ma non sono chiese. Io sono un luogo del rovo, uno tutte, se passano tempo, ballano, cantano, e tante cose. Lì non c'è il Signore, perché il Signore non si trova dove c'è confusione, dove c'è disordine. Dio è Dio. Dovete pensare una cosa sola, che Gesù, avendo visto disordine nel Tempio, se sedi in regaletto, in italiano si è innervosito, dice, non si dice arrabbiato, no, perché arrabbiato sono i cani che si arrabbiano. Insomma, ma facciamo passare, che dici? E allora ha fatto una sfessa, dice, quindi di cordicelle, e rovesciò i tavoli dei cambiamonete, i venditori di colombi nel Tempio. Uno era e cento diventavo. Gesù dal momento. Vedete, ma ci pensate voi, Gesù, vederlo in quella maniera? E neanche se ne meravigliamo tuo fratello quando vediamo se riato ogni tanto. E se aveste visto, o meglio, se avessimo visto Gesù, proprio innervosito in quella maniera, a pigliare questo tavolo, avete fatto della casa del padre mio una spelonca di ladrone, pigliamo questo cuore, dice, non ci faccio questo. Ecco, chi ci tiene all'ordine di Dio, alla riverenza che si deve avere nella casa del Signore. Alleluia. Amen. Quindi che non mi si giustifichino, diciamo, tutti quelli che fanno le chiese, ti chiamano chiese, dice, noi lo facciamo per atterrare a quelle di fuori. Ma per atterrare a quelle di fuori? Che puoi buttare la spazzatura alla chiesa? E alla chiesa si devono portare anime che cercano Gesù col cuore, con l'anima, che cercano la salvezza dell'anima. No tanto per crescere da numero, perché poi quel numero crea ancora maggiore confusione. E quindi una è questa, diciamo, ecco, che il Signore, vedete, non si trova dappertutto, perché effettivamente dopo che lui fece pulizia, mise l'ordine nel Tempio, allora ha incominciato ad ammaestrare, a fare quello che era giusto fare nella casa del Signore. È vero? L'altra, sapete che cosa è stato? È stato che, non direi all'inizio della fede, quindi però, quando poi sono ritornato a Messina, avevo circa forse 36. Sì, perché mi è rimasto impresso, sto 36. Sì, vada. Perché mi sono nuovamente riavvicinato, il Signore mi ha chiamato, mi ha fatto,
e avevo, dice, guarda, 33 anni, perché nel mondo si chiama l'anno di Cristo. È vero. Allora, ricordo che quando poi sono ritornato qui a Messina, mi ricordo che quando ero in preghiera in un posto dove c'era una sorella, diciamo, anziana, se vado manca a farla apposta, il marito di questa sorella era diacono della chiesa dove io frequentavo allora. E allora, quella volta, diciamo, eravamo lì in chiesa, scese in chiesa, in casa, diciamo, stasera che c'era questa preghiera, dove il Signore mi ha parlato, mi ricordo, Dan, dove mi ha detto, dice, io ti ho scelto e questo lo capirai quando la tua voce si udrà per monti e per valli. E ricordo che questa sorella, non ricordo se è stato un sogno che ha fatto, oppure, ora perché sono trascorse 45 anni, non è che mi posso ricordare, mi state seguendo? Oh, dice, perché sta cosa, perché la sto raccontando, e mo' lo dico. E allora, questa sorella, perché era, vedete, pregava molto, effettivamente era, e quindi pregava, era di preghiera, una sorella di preghiera. E allora ha avuto proprio una visita, allora, no? Che poi lei l'ha raccontato in chiesa, che mentre lei era in casa, alleluia, a me è stata visitata da un personaggio. Allora, lei pensando che fosse, ma non, sapete, non è, quando il Signore si vuole fare vedere qualcuno, non è che si fa vedere, ci dice, io sono Gesù, perché uno squaglieria in terra. Quindi lei pensava, perché questo, dice, la saluto, e le ha detto, dice, per favore mi dà un bicchiere d'acqua, mi pare che ci disse, eh? Eh? Così è? Sì, è salito nelle scale, loro erano in preghiera, e lui si è presentato, e ci si dà il bicchiere d'acqua. Ah, ecco, vedete che non, non posso manco imbrogliare. Perché c'è come controlla, vedi? Quindi è stato così, vedete? Sì, sì, così. Ah? Non è stato quindi un sogno, è stata una visita reale. No, ma è stato reale. Reale è stato, vedete la cosa? Oh, vedete che imbroglio sempre io? E allora, gli dice, dice, se il Signore ti dovesse chiedere, dice, una cosa, dice, che cosa chiederesti, va, per primo, una cosa... ripeto, questo è più o meno il significato, poi parole spiccicate non mi ricordo, ma il senso è questo. Allora lei gli dice a questo fratello che gli ha chiesto, che le ha chiesto un bicchiere d'acqua. Lei, la sorella ha risposto, dice, cosa chiederei al Signore? Che il mondo, dice, fosse salvato. È vero? Qua l'ho discusso. Dice, che il mondo fosse salvato. Gli dice questo fratello, dice questo fratello, dice, ma il mondo quale? Dice, il mondo che c'è nella chiesa. Ci siamo? È stato così, vedete? Dice, il mondo che c'è nella chiesa. Quindi, fratello, il mondo in te chiesa c'è stato sempre. E il Signore, vedete, in questo senso era amareggiato. Dice, ecco, che il mondo, dice, venga salvato. Ma quale mondo? Quello della chiesa, che c'è nella chiesa, per dire. E allora è andata poi lei a prendere il bicchiere d'acqua e suo fratello scompariva. Dice, fratello, dove sei? Dice, onde sei? Ha visto che lui invece se ne stava scendendo e l'ha visto con le mani di dietro, così. L'ha visto, forse sto particolare non te lo ricordo. Sì, l'ha visto che lui scendeva e scendeva con le mani di dietro, così. Queste scalene, e lei chita la massia, e lei ha visto che quelle mani erano forate. Allora subito lei, Gesù, l'ha chiamato, Gesù, ed è scomparso. È scomparso. Amen, gloria al Signore. Quindi per dire, allora, questo, ecco, guardare, fare bene attenzione a se stessi, che non si faccia parte di quel mondo che c'è nella Chiesa. Ci siamo? Amen. Ecco. Niente, vogliamo passare
alla lettura della parola del Signore. Vogliamo leggere nel profeta Osea, capitolo 3. Allora, capitolo 3 del profeta Osea. L'Eterno mi disse ancora: vai ed ama una donna amata da un amante e adultera, come l'Eterno ama i figli di Israele, benché essi si volgono ad altri dei e amino le schiacciate d'uva. Così io me la comprai per 15 sigli d'argento e per un omer mezzo di orzo, e le dissi: tu starai con me molti giorni, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo, io farò lo stesso con te, poiché i figli di Israele staranno per molti giorni senza re, senza capo, senza sacrificio e senza colonna sacra, senza efod e senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, e Davide, il loro re, e si volgeranno tremanti all'Eterno e alla sua bontà negli ultimi giorni. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Alleluia. Sia glorificato il Dio. Vedete? Ripeto, certo, non è che tutti la penseranno in quella maniera, perché dice quale? Il fatto che alcuni dicono: ah, il vero Vecchio Testamento. Fratelli, anzi, colgo l'occasione, sia per noi che siamo qui presenti, che se questo culto dovrà andare in onda, io non lo so, perché giustamente il Signore mi dà da parlare, da riportare quello che Lui dice, e quindi io mi limito a fare il mio lavoro. Poi è sempre Lui stesso, il Signore stesso, che stabilisce se un culto deve andare in onda oppure no. Perché se è un ammaestramento a livello familiare qui della nostra piccola comunità, è chiaro che non va in onda, non ha senso. Però se è un ammaestramento per noi e per quelle di fuori, allora il Signore lo fa mettere sia su internet e poi per via radio. E allora, quindi, quello che voglio raccomandare, poi ripeto, il Signore mi ha dato questo, mi ha affidato questo compito ed io lo devo portare avanti. È il compito che il Signore mi ha dato, come già ce ne siamo accorti, è quello di permettere al Signore, a Gesù che è il vero Maestro, Padre e Signore, alleluia, amen, per mezzo mio e meglio anche pure per mezzo vostro, di ammaestrare i popoli della terra, amen, perché è chiaro che ci deve essere un solo gregge, un solo pastore, vedete, e tutti, vedete, allora, il proprietario, anche nel passato, il proprietario di molti greggi che avevano anche molti pastori, però il padrone, il proprietario era uno. Chi dava gli ordini era sempre il proprietario, che diceva ai pastori dove condurre le pecore, i greggi, giusto per e quindi loro dovevano tutti quanti ubbidire a quell'unico pastore e che era proprietario. Nel nostro caso l'unico vero pastore che se ne intende di pastorizia e che è padrone e signore è il Padre insieme a Gesù. Amen? Quindi allora io sono un pastore, è giusto?
fatto non dagli uomini ma da Dio, perché a me mi ha chiamato direttamente il Signore, non mi hanno chiamato gli uomini. Alleluia. Amen. E quindi è chiaro che tutti i pastori del mondo che hanno in affidamento le pecorelle del Signore, amen, devono seguire i consigli e gli insegnamenti che il proprietario dà per mezzo del capo dei pastori. Ecco, mettiamolo su questo piano. Alleluia. Amen. Alleluia. E allora, vedete, perché sia glorificato il Dio. Alleluia. Grazie Gesù. In questo istante, guardate che esempio che mi ha dato il Signore. Dice, vedi, benedetto sia l'Altissimo, alleluia. Gesù dice, ecco, il Padre ha costituito me capo di tutti gli eserciti celesti ed anche terreni. Amen? Alleluia. Allora, ricordo che una volta, ma non per vanagloria, per cosa, ho detto al Signore, ho rivolto questa preghiera al Signore, ho detto, Signore, fai che come tu sei l'angelo dell'Eterno, che sei cioè l'angelo dell'Eterno, cioè colui che viene usato dal Padre sopra tutte le cose, Signore, fai che io sia con te e tu con me. Però in verità ve lo dico, com'è vero che l'Eterno viene, non per ambizione, cioè perché, ma non lo so perché gliel'ho fatta questa richiesta, no, non lo so, nella semplicità, per dire, ecco, voglio essere come tu, era questo il fine mio, come tu sei ubbidiente al Padre, in tutte le cose, fai che io sia ubbidiente a te in tutte le cose. Ecco, come tu sei l'angelo dell'Eterno, viene chiamato l'angelo dell'Eterno, fai che io possa essere come tu lo sei col Padre, io lo possa essere con te. Però ve lo giuro in verità, non per qualche cosa, per innalzarmi, per essere chissà che cosa superiore agli altri, perché come ho sempre detto e lo ripeto ancora oggi, io gloria non ne voglio e non voglio essere superiore a nessuno, io voglio soltanto essere usato dal Signore e che il Signore mi renda sempre ubbidiente in ogni cosa, sensibile alla sua voce, al suo amore. E mi ricordo che questa è stata una richiesta fatta così tra me e il Signore. Se vi ricordate, c'è una sorella che cala già la testa. Se vi ricordate, una volta la sorella si è alzata e ha testimoniato e ha detto, qua è che sono ricorda sto fatto, vediamo, una, due, tre, si è alzata e ha testimoniato dicendo, ero in preghiera e ho ricevuto dal Signore che tu sei l'angelo dell'Eterno, l'angelo di Gesù, è vero? Qui c'è la presenza d'anno. Ecco. Vedete, fratello? Eh? C'era pure tu. Ora, e quindi la cosa, vedete, lei non sapeva niente che io avevo fatto sta richiesta al Signore. Però ripeto, il Dio mi guardi. Perché chi gli chiede un qualcosa al Signore per vanagloria, per innalzarsi al di sopra degli altri, lì riceverà una condanna, un'approvazione da parte di Dio. Ci siamo? Le richieste che noi facciamo devono essere fatte spontanee, con sincerità, con semplicità, perché altrimenti il Signore non dà. Quindi io l'ho fatto, Signore, come che tu sei fedele al Padre, Signore, vuoi che io possa essere, ma così, ve lo giuro, ve lo dico in verità, nella mia semplicità. Oh, quindi la sorella non è che sapeva niente,
Che cosa significa questo? Che Gesù, come il Padre, diciamo, usa Gesù per tutte le cose, allora il Signore Gesù usa me, amen, per amministrare la sua parola. Però io devo attingere da lui, come Gesù attinge dal Padre, io devo attingere da Gesù. Ci siamo? Non è che dicendomi questo, Signore, si ora fai quello che vuoi. Nel modo più assoluto, come Gesù non può fare quello che vuole. Gesù deve, diciamo, eseguire gli ordini, i consigli del Padre. Alleluia. Amen. Anche se sono di pari sentimento, diciamo, però c'è quest'ordine, perché come sta scritto, dice, il capo della donna è l'uomo, il capo dell'uomo è Cristo, il capo di Cristo è Dio, cioè il Padre. Vedete, quindi bisogna rispettare le cose. Allora, diciamo, mi ha fatto portare quell'esempio di tutti i pastori del mondo che hanno in custodia il gregge del Signore, di Gesù, in modo tale che alla fine, nel millennio, ci sia un solo gregge, cioè Gesù, e un solo pastore, cioè il suo gregge, e un solo pastore, che è Gesù. Ci siamo? Non so se sono riuscito a farmi capire. Ci siamo? Allora, ora, questo compito, questo ruolo, non può essere assolto di molti pastori. Ce ne vuole uno solo. Cioè, come il Padre non poteva, figuratevi, miliardi di angeli, serafine, cherubine e così via, non poteva avere miliardi di figli come Gesù. No, ne ha avuto uno solo. Perché vedete, con me vi è un solo Dio, vi è anche un solo Salvatore, un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Quindi c'è sempre una sola persona. Come per far uscire gli israeliti dall'Egitto, per condurli nella terra promessa, il Signore si è usato di uno solo, di Mosè. Gli altri erano collaboratori, ma quindi tutti gli altri dovevano fare quello che diceva Mosè. Perché? Perché Mosè riceveva dall'angelo dell'Eterno, che era Gesù, l'angelo dell'Eterno, Gesù riceveva dal Padre. Ci siamo, quindi qua figliolo non si scappa, qua è matematica spirituale, ci siamo, alleluia. Quindi, allora, a questo punto io, come, appunto, ecco perché poi ho ricevuto quella chiamata da parte del Signore, ecco, se mi vuoi seguire con te, devo fare un'opera nuova. Amen. L'opera nuova era questa qui, che non è che si può fare a tanti. Quindi tutti gli altri pastori dovrebbero avere rispetto al compito che il Signore mi ha affidato. Amen. Loro sono, tutti i pastori, sono nella loro piena libertà di agire, però devono attenersi scrupolosamente agli insegnamenti che Gesù dà attraverso questo pulpito. Amen. Per poterci essere un solo gregge e un solo pastore. Ci siamo? Gloria a Dio. E allora, ora dice questo il Signore, perché ripeto, io non ho nessun interesse, perché fratelli, il mio interesse egoisticamente potrebbe essere quello lì, ma mi sabbo l'anima. E quindi di servirmi il Signore per conto mio, senza ne uscire pazzuolo con questo o con quell'altro. Perché fratelli, essere pastore significa avere molti problemi. Non è che dice essere pastore è una bella cosa, cioè bella cosa, no, non vorrei offendere Dio, nel senso che si viene sovraccaricati di molti pensieri, molte preoccupazioni, molte responsabilità. Può diventare pastore, tanto può far vedere che è pastore che cammina poi con la scida Bibbia sotto la scella, che è un'altra cosa. Va bene, allora io dico questa sera, poi o lo sentono o non lo sentono, peggio per i, o ascoltano o non ascoltano, peggio per loro, se lo seguono o non lo seguono, peggio per loro, a me non interessa, perché il Signore mi ha detto allora pure questo: tu parla sia che ti ascoltano o che non ti ascoltano. Amen, gloria a Dio. Quindi il mio dovere è parlare, poi
Chi vuole ascoltare, ascolta. Uno vuole ascoltare o non ascolta. L'importante è che io, per esempio, come un professore, un maestro a scuola, deve fare il suo compito. Se gli alunni vogliono imparare, se vogliono imparare, imparano, non vogliono imparare niente. Però i professori devono fare il loro dovere, i maestri pure. Ci siamo, gloria a Dio. Allora, io dico, o meglio, il Signore dice questa sera ai pastori. E secondo molti pastori, vedete, vivono nella loro superbia e caparbietà. Loro non si abbassano ad ascoltare questi messaggi che vanno via radio oppure su internet. Molti di loro non si abbassano perché si sentono già maestri, non hanno bisogno di nessuno e basta. Oh. Loro pagheranno le conseguenze della loro disubbidienza. Io devo avvertire, ripeto, e chiamiamo allora pecorelle, avanti, chiamiamole così, che ogni pastore di ogni chiesa insegni e raccomandi ad ogni pecorella, quando ammaestrano di pulpiti, di non dire quello era il Vecchio Testamento. Perché questa volta, lo dico seriamente da parte del Signore, chi dice questo bestemmia contro lo Spirito Santo. Non si può dire quello era il Vecchio Testamento. Oggi un Nuovo Testamento è un'altra cosa, perché si fa dicendo che quello era il Vecchio Testamento, automaticamente lo si disprezza. Disprezzare il Vecchio Testamento significa disprezzare l'autore del Vecchio Testamento. E l'autore del Vecchio Testamento è il Padre, Gesù e lo Spirito Santo, per mezzo dello Spirito Santo. Ci siamo? Quindi non è che per tirare acqua per il proprio mulino bisogna tirar fuori sta eresia e dire: ah, chi era il Vecchio Testamento? Perché è come se nel Vecchio Testamento Dio era bugiardo, incompetente, blasfemo, maldicente, insomma era una schifezza. Aspettavo un Nuovo Testamento, ma secondo Mattia sia il Padre che Gesù stesso che era l'angelo dell'Eterno. Amen? Grazie all'intervento di questi pastori che hanno diffuso, diciamo, questa eresia nelle loro chiese. Dice questo perché? Per ci caccare Cicco, fratello De Luca, va bene, che dice che quello che lui ha fatto nel Vecchio Testamento accadevano queste cose. Fratelli, quello che ha fatto il fratello De Luca ai giorni nostri, nel Vecchio Testamento, si sono fatte delle cose peggiori. Quindi, ma vedete, siccome i pastori sono pieni di odio, allora tirano fuori delle eresie a loro condanna, e come vengono condannati loro da Dio, vedete, fanno sì che anche quelli che li seguono, vedete, subiscano le stesse conseguenze, la stessa punizione che Dio darà loro, ai pastori. Ci siamo. Quindi che non si dica, oppure voi stessi guardate bene al dire: ah, chi due ero Vecchio Testamento, perché Dio, Gesù ha detto: io sono lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Amen. E guai chi dice che chi due ero, perché è come da dire: Signore, tu nel Vecchio Testamento sbagliaste tutte cose. Amen. Perché e poi il Dio fa quello che vuole, come vuole e con chi vuole. Non deve dare conto agli uomini,
che hanno guardato sempre i loro propri sporchi interessi, non solo nella vita materiale, ma anche nella vita spirituale, religiosa. Alleluia. Amen. Quindi il Signore mi ha fatto leggere questo. Dice, perché? Gloria all'Altissimo. Ma questo, fratelli, non per difendere me. Attenzione! Perché il Signore non è dice, guarda, non uzzo, guarda, io ti difendo così, e tu ogni sta soddisfazione. No, perché a me basta la difesa che il Signore mi dà tra me e Lui. Io non ho bisogno di essere difeso per piacere agli altri. E poi che se lo mettono bene in mente, co fratello De Luca, toccaro duro, suaro nostro duro, un fratello De Luca è irremovibile, quindi non mi smuove assolutamente. Quindi non le dici, vada, se parlano male mi preoccupo, mi scanto, assolutamente, perché il Signore mi ha chiamato a servirlo, quindi io, che dice in giro, non mi interessa. Quindi quello che interessa a me è servire il Signore e portare al mondo, diciamo, la sana dottrina. Alleluia. E allora, dice perché, ma allora fratello, perché ti belieta? Fratelli, e ve lo dico in verità, sapete perché io diciamo anche diciamo che il Signore quando mi mette in cuore una cosa io lo faccio serenamente, allegramente, perché so che è Lui che mi fa parlare e quindi no, no. Però è pure perché attraverso questi insegnamenti, ripeto, che non servono a mia difesa, io non li voglio, ecco, li rifiuto. Se è per questo, se è per, qualcuno pensa che il Signore mi fa portare questi messaggi per mi difendere, io sta difesa la voglio, non mi interessa, a me interessa servire Dio e basta. Allora, a me ci siamo, gloria, per carità, tutto quello che viene da parte del Signore io lo accetto, ci siamo, ma dico per dire, va, come una cosa, dice, vado fratello, porta questi messaggi per si difendere, assolutamente, nel modo più assoluto, non ci tengo. Ripeto, non ci tengo. Io ho condotto la mia vita sempre in una maniera indipendente. Io non ho guardato mai gli altri per fare le cose che io faccio. Le cose che io faccio, che ho sempre fatto, le ho fatte spontaneamente, di mia spontanea volontà. E allora, ma è solo per evitare che loro bestemmiano contro lo Spirito Santo. Perché quando loro, vedete, insegnano a dire, ah, chi lui era il Vecchio Testamento? Perché, fratelli, queste parole, queste frasi vengono dette ancora ai giorni nostri, perché certe fratelli e certe sorelle di tante chiese di mattina si sentono tutte spirituali. Poi li sentite dire, ah, no, ma chi lui era il Vecchio Testamento? Come so? Ma tu dicendo chi lui era il Vecchio Testamento, tu stai dicendo che Dio era blasfemo. Tu stai disprezzando ciò che Dio ha fatto nel passato. Quindi tu stai bestemmiando contro lo Spirito Santo. Chi ti sta dando questi insegnamenti? Non sai che così tu perdi l'anima? È meglio tacere. Per esempio, se dici, vado, quello lì fa così, così, così. Ah, non lo so io. Se la vede con il Signore. No, subito diventare giudice. Perché nel proprio cuore c'è dell'odio infernale. Alleluia. Amen. E allora, per dirvi cosa il Signore è capace di fare nella vita. Alleluia. Amen. Mi ha fatto leggere questo, fratelli. E quando il Signore mi ha dato questi versetti, mi sono ricordato, se vi ricordate pure voi altri, che c'era una sorella di Villafranca. Vi ricordate la sorella di Villafranca? Non faccio nome. Eh? Ah? Che dicevo? Che allora, quando ha saputo il caso mio, no? Si è messa a piangere, si è messa a piangere. Ecco, fratelli, chi ama una persona, si è messa a piangere. Dice, Signore, perché un fratello De Luca ha sbagliato? Eh? Dice, perché? No, no, lo disse in dialetto, perché in italiano non sapeva parlare. E allora dice, Signore, dice, perché io fratello tu facesti sbagliare? Signore, un fratello De Luca, com'era cosa buona, io conosco, dice, perché andava pure io a chiesa, no, dice, perché, Signore? Allora,
Questo dice era in preghiera, perché poi lei l'ha raccontato. E allora il Signore le fa udire la sua voce e le disse Osea capitolo 3. Perché poi mi ha telefonato sta sorella, no? E dice, sai fratello, io ci sentivo, Signore, perché dice, sai, se ho saputo, dice, perché sai, mi dissero che tu così, 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 perché le buone lingue ci sono, no? Le diffamazioni bignonolale sono come cosa? Sono come le onde elettromagnetiche. 600.000 km al secondo fanno. E allora dice, sai fratello, e mi disse, dice, Osea capitolo 6, fratello, ma io non ne capisco la Bibbia, non lo saggio, dice solo che quando mi suggeriva la preghiera e ci andai a cercare la Bibbia, chi tu chi era sto coso. Fratelli, il Signore le ha dato proprio questi versetti che il Signore mi ha fatto leggere questa sera, per dire, ecco, vedi, io con il fratello De Luca faccio quello che voglio, faccio le cose più impensate, faccio come ho fatto col profeta Osea. Leggi tu profeta Osea capitolo 6 e così poi c'è una risposta a tutti quelli che vengono fino ad casa, parlano male fratello De Luca. E lei, fratello, non me la sono inventata io questa cosa, è stata la sorella che l'ha detto questo. E allora guardate, quindi il Signore cosa può fare, cosa fa. D'altra parte, guarda fratelli, se noi volgiamo lo sguardo nel Vecchio Testamento, ecco perché dice Vecchio Testamento, non è che loro lo fanno per difendere il Vecchio Testamento, no, per disprezzare il Vecchio Testamento, loro lo fanno perché siccome quello che il Signore ha fatto con me è una cosa che il Signore ha permesso, ha fatto nel Vecchio Testamento, allora loro per giustificarsi, allora dice, come potevamo fare? Come era Daniele? Dice, come potevamo condannare a Daniele? Che erano invidiose, tutte gelose, no? Lì, diciamo, ai tempi di Nabucodonosore e cose va, no? In Babilonia. Dice, come potevamo fare? Dice, accusiamolo che lui, dice, siccome lui prega, il Signore aspetta, dice, guarda, facciamo sì che il re promulghi un editto che nessuno si deve rivolgere a suo Dio, ma soltanto al re. Gloria a Dio. Quindi, perché sapevano che Daniele pregava sempre, si rivolgeva verso Gerusalemme, dalla Babilonia, quindi dall'Iraq, che sarebbe da quelle parti, no? Si rivolgeva verso Gerusalemme e pregava tutti i giorni, no? Allora, gli invidiosi dice, guarda, come lo possiamo accusare? Come lo possiamo eliminare? Ecco, facciamogli promulgare al re sto decreto, sto editto, sto coso, come si chiama, no? Allora subito il re, capite? L'uomo quando si vede innalzato. E hanno quindi fatto cadere nella trappola a Daniele, perché Daniele pregava mentre il re aveva proibito di pregare a qualsiasi Dio, ma soltanto al re dovevano pregare. Amen? E allora, a questo punto noi vediamo che il Vecchio Testamento, praticamente, c'è Dio che agisce, vedete, in una maniera non blasfema. Dio interviene, alleluia, amen, come si deve, con chi vuole, quando vuole, alleluia, amen, e quindi fa le cose senza dare conto a nessuno, alleluia. A questo punto il re, diciamo, cercò di far uccidere, secondo loro, perché loro pensavano, gloria a Dio, pensavano, ora il re lo ucciderà e lo fa gettare nella fossa dei leoni, vero? Nella fossa dei leoni. E invece guardate, il Signore a quei leoni li ha fatti diventare come tanti gattini, alleluia, tutti mansueti, alleluia. Alleluia, ci siamo, alleluia. Vedete, ora
oggi fanno la stessa cosa con chiunque sta servendo il Dio. Le studiano tutte, vedete, per screditare i veri servitori di Dio. E allora, ecco, tirano fuori che quello era il Vecchio Testamento. Ci siamo? Perché, ripeto, in modo tale che dice che, dicendo noi che quello era il Vecchio Testamento, quello che è accaduto oggi con il fratello De Luca non è più valido. Alleluia. Amen. Quindi, fratelli, guardate, torna a ripetere quello che il Signore ha fatto, come gliel'ha detto a quella sorella, dice Osea capitolo 3, dice: vedi che cosa io ho fatto con il profeta Osea. E allora, quindi l'Eterno disse a Osea: ama una donna amata da un amante e adultera, come l'Eterno ama i figli di Israele. Ma perché il Signore, vedete, fa queste cose? Per raggiungere un fine ben preciso. Ci siamo, alleluia. Non è che fa le cose tanto così per passo tempo, per capriccio. No, perché lui, facendo determinate cose con i suoi veri servitori, lui ottiene quello che vuole ottenere, il risultato finale. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. E quindi dice, ecco, l'Eterno mi disse, dice: vai e ama una donna amata da un amante e adultera, come l'Eterno ama i figli di Israele, perché essi si volgono ad altri dei e amino le schiacciate tua. Perché si davano la pazza gioia, tutto facevano all'infuori della volontà di Dio. Allora il Signore, per scuotere, vedete, il suo popolo, il popolo di Israele, dice: come faccio? Allora aspetta, ora prendo il mio profeta Osea e gli faccio fare questa cosa qua. Ora piglio fratello De Luca e gli faccio questa cosa qua. Che poi, fratelli, le meraviglie di Dio sono immense, perché non ha, vedete, quando il Signore fa una cosa, non è che lui ottiene una sola cosa, lo fa per diversi motivi. E allora, gli ha fatto a Osea prendere una donna, quindi in poche parole, fratelli, qui è una prostituta, che ha persino un amante. Guardate che cose vergognose, no? Un Vecchio Testamento. Ah, ma questo qua era Dio che faceva, l'angelo dell'Eterno. No, ma qua, guarda, non si avevano convertito ancora, né l'Eterno né l'angelo dell'Eterno, qua non erano inconvertiti. Ma sì, perché farà fare queste cose. Allora, quindi lui che cosa fa? Dice, ecco, prende, per scuotere, vedete, il popolo di Israele, dice, ama una donna amata da un amante adultera, come l'Eterno, vedete, come l'Eterno ama i figli di Israele. Vedete che c'è qualcosa, che appunto il Signore vuole ottenere, e per ottenere quello che il Signore vuole ottenere fa la qualunque cosa. Fratelli, vi ricordate nel passato, e Giuda e si mise canora, danno che è, chi di chi figli, fratelli, Dio ha fatto cose strabilianti, cose veramente, umanamente parlando, vergognose. Ma chi, ecco, chi è timorato di Dio, chi osa dire: ma Signore, faccio queste cose, ma allora, Dio fa quello che vuole, con chi vuole e quando vuole, e noi dobbiamo stare sempre zitti. Amen, gloria a Dio. Mai giudicare. Ah no, perché il Signore non fa queste cose. Chi te lo dice che il Signore fa? Intanto a quella sorella il Signore le ha dato la conferma, perché quella sorella ha pianto ai piedi del Signore, dicendo: Signore, perché io facessi sbagliare, fratello De Luca? E il Signore le ha detto a quella sorella: io non l'ho fatto sbagliare, perché chi lo faccio, fratello De Luca, ci occupano io di farlo.
In poche parole, questa è stata la risposta che il Signore le ha dato. Dice, vada, leggi che ho fatto fare al profeta Osea. Quindi, allora, così, guardate, io me la comprai per 15 sicli d'argento e per un uomo e mezzo di orzo. Torno a ripetere, fratelli, attenzione, e ve lo dico nuovamente, ve lo ripeto in verità, io non ci tengo, me defendo, ve lo dico in verità, questa non è una predicazione, non è un ammaestramento a mia difesa, non ci tengo. E per dire a tutti, a parte dell'anziane, pure fratelli e sorelle, mi si singolo a lingua, più dincia di un all'anno, e mi si stanno muti di non bestemmiare contro lo Spirito Santo, perché Dio è capace di fare la qualunque cosa. E non ci si può dire perché fai questo, perché hai fatto quest'altro, perché si rischia la bestemmia contro lo Spirito Santo. Fratelli, nei nostri confronti, nei confronti di quest'opera, nei confronti della mia persona, stanno bestemmiato volutamente contro lo Spirito Santo e stanno facendo bestemmiare anche i credenti contro lo Spirito Santo. Alleluia. Quindi, e guardate cosa, appunto, il Signore cosa ha fatto. Così dice, me la comprai per 15 sicli d'argento e per un omero e mezzo d'orzo. E le dissi, tu starai con me molti giorni. Non ti prostituirai, vedete che era una prostituta? Non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo. Io farò lo stesso con te. Alleluia. Poiché i figli di Israele staranno per molti giorni senza re, senza capo, senza sacrificio, senza colonna sacra, senza efod e senza idoli domestici. Vedete che c'è sempre un fine da parte di Dio che vuole raggiungere. Ci siamo. Vedete come Dio fa delle cose assurde. Ma perché fa queste cose Dio? In modo tale che lui tiri fuori tutta quella feccia, tutto quello schifo di gente che dice di essere sia pastori, che dicono di essere pastori e credenti, e non lo sono. Perché un vero pastore non si mette a parlare e a giudicare l'opera di Dio. E non dice per difendersi chi due era il Vecchio Testamento, perché torna a ripetere, dire quello era il Vecchio Testamento significa insultare Dio, offendere Dio. Alleluia. E quindi tu sarai con me molti giorni, non ti prostituirai, non sarai di alcun, poiché i figli di Israele saranno, dice, senza. Poi i figli di Israele torneranno a cercare l'Eterno. Vedete quindi che il Signore ha ritenuto indispensabile usare questo sistema, fare cadere in ridicolo, nella vergogna anche o profeta Osea, perché fratelli, voi pensate, tutti i credenti che c'erano nel tempo, no? Che non volevano dire mai che dove è, eh? Che ne sapete? Il profeta Osea, che ne sapete? Ha preso una prostituta, s'ha buttato d'inza, e sta tenendo per tanto tempo. Ci siamo, gloria a Dio, alleluia. Dicendo, vedete, loro si attiravano la condanna da parte di Dio. Alleluia. E il Signore, con il caso mio e nostro, lo possiamo dire nostro, perché ripeto, quelli che ci siete qui, che siete rimasti, state partecipando, diciamo, a quest'opera di Dio che sta facendo con la mia persona. Alleluia. E quindi il premio che ricevo io lo ricevete anche voi. Se io ricevo una condanna, ricevete pure voi. Però
Non vi ho detto mai, parlate male, ora di questo, ora di quell'altro. E non vi ho detto mai chi lui era, Vecchio Testamento. Io mi sono fatto sempre i fatti miei. E vi ho sempre raccomandato di fare pure voi i fatti vostri. Alleluia. Amen. Quindi dice, perché poi i figli di Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, guardate, e cercheranno, dice, torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, e Davide, il loro re. Ah, dice ancora a re Davide ne montò un Signore. Ecco, vedete, il cuore lo conosce soltanto Dio. Ci siamo? Alleluia. Quindi a cercare quindi l'Eterno, il loro Dio, e Davide, il loro re. E si volgeranno tremanti all'Eterno e alla sua bontà negli ultimi giorni. Alleluia. Ci siamo, fratelli. Quindi poi pensate che per molti giorni, quindi guardate, che cosa, fratelli, certo è una cosa vergognosa, certo, parlare di queste cose non è una cosa bella, però per farci capire il Signore, Lui che cosa è capace di fare, e come noi dobbiamo stare sempre zitti. E torno a ripetere, la sorella non conosceva le scritture e non le conosce, non so se poi è andata col Signore perché era anziana, amen? Gloria al Signore. Però il Signore le ha dato, perché lei si è messa a pregare e a piangere, perché hai permesso che il fratello sbagliasse. Il Signore le ha detto, leggi Osea capitolo 3. Ora dico, il Signore l'ha detta a quella sorella. Oggi, stasera, il Signore lo fa dire a me, a tutti i pastori e a quei fratelli, a quelle sorelle, fratello e sorelle, ma che parola difficile e brutta da abbinare a chi non è degno, a quelli che dicono di essere credenti. Alleluia. Leggetevi Osea capitolo 3, quello che è capace di fare il Signore. Leggetevi le cose blasfeme per gli uomini che il Signore ha fatto fare a tanti del Vecchio Testamento. Disprezzatelo se volete, disprezzatelo pure il Vecchio Testamento, perché lì veramente per voi c'era un Dio malvagio, un Dio blasfemo, un Dio inconvertito. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. E voi ci pensate, quindi, ed io me la comprai per 15 sicle. Fratelli, avanti, ora io dico una cosa. Se io dovessi prendere, no? Perché tanti i prostituti, come c'erano una volta, ci sono pure i nostri giorni, no? No? Ma immaginate, fratelli, se io, no? Certo, so fare un fratello qualunque, non è corretto, neanche. Però, se io come servitore di Dio, come pastore, no? Me ne andassi a scegliere una prostituta e ci dicesse, senti, tu ora io vieni a me casa, no? Senti, inconvertita, una la vita a testa, a posto di piedi, io mi sono posto da testa, oh gloria a Dio. Se lo facessi io, ah no, perché io non sogno sempre di Dio, no? Ma perché? Allora, le predicazioni e gli insegnamenti che sono sempre venuti da sto pulpito non sono da un servitore di Dio. Alleluia. Amen. Alleluia. Quindi immaginate, fratello, suo fratello, tutto il mondo, oh, no. Se io prendesse per esempio una prostituta, ma puttana a casa, senti, ora tu mi... tu non ti prostituirai con nessuno, no? Io manco. Ora noi stiamo assieme un periodo di tempo fino a quando fratelli, ve l'immaginate un Dio in questa maniera? Eppure lo è stato, e lo potrebbe essere se Lui lo ritiene giusto fare. Ci siamo, gloria a Dio, ci siamo, gloria all'Altissimo. Quindi ecco perché ora diciamo questo
discorso che il Signore mi sta facendo fare, intanto serve pure a noi. Perché? Perché? In modo tale, intanto, perché fuori ci sono sempre quelle che parlano, e noi stasera stiamo ricevendo l'ammaestramento. Amen? Come la volta domenica scorsa abbiamo ricevuto l'ammaestramento, qual è stato? Ah, di non giudicare, ma pare che era non giudicare, vero? Faceva, no? Onde sta voce? Però il Signore diceva che non bisogna giudicare sopra sto coso qua. Oh, e allora, infatti, è stato messo in atto. Allora, ripeto, perché non pensate che questo messaggio, questo ammaestramento sia solo per quelli di fuori. Perché i messaggi, gli insegnamenti partono da qua. Prima per noi. Quando il Signore Gesù ammaestrava i discepoli, ammaestrava e le cose avevano per loro e anche per gli altri. Alleluia. E allora? Il Signore, torna a ripetere, sta dando questa sera questo avvertimento. Guardate, fratelli, che è una cosa pericolosissima. Perché il Signore questa sera sta dicendo a tutti quelli che si chiamano anziani, ma che non lo sono da parte di Dio, perché se lo fossero non parlerebbero in quella maniera. Però la grande benignità di Dio, vedete, il Signore gli sta tendendo la mano sia a quei pastori che hanno sbagliato fino a questo momento, che a quei fratelli e sorelle, chiamiamolo così, che gli hanno dato ascolto, amen, di guardarsi bene dal disprezzare le scritture e di non stabilire loro quello che il Signore deve fare o può fare, perché Dio stabilisce di fare quello che ritiene più giusto fare, più adatto. Ci siamo? Quindi allora il Signore ci sta dicendo questa sera: state attenti, perché là qualunque cosa accade, o è accaduta o accadrà, fatevi sempre i fatti vostri. Non giudicate mai, perché giudicando voi bestemmierete, potrete bestemmiare contro lo Spirito Santo. No, ma cosa è sicuro che non bestemmi contro lo Spirito Santo? Come la vedi tu? Ma come la vedi Dio? Alleluia. Amen, gloria al Signore. Ora, se il tuo fratello sbaglia o la tua sorella sbaglia e li vedi sbagliare, invece di puntare il dito e di giudicare e di condannare e di dire che non è secondo parola di Dio, perché se tu dici non è secondo parola di Dio, tu e invece il Signore che sta facendo quella cosa, tu stai bestemmiando contro lo Spirito Santo. Ci siamo? Riesco a farmi capire? Per esempio, se io vedo fare una cosa a un fratello, no? E subito, ah no, perché quello che sta facendo il fratello non è giusto, perché il Signore non fa queste cose così, allora, e se invece è il Signore che lo sta facendo? Non bestemmi tu contro lo Spirito Santo? O no? Vedete, fratelli, come si può bestemmiare contro lo Spirito Santo vedendo le cose con i propri occhi e credendo di essere giusto? No, perché il Signore non fa queste cose. Ma perché il Signore che cosa che fece a questa maniera? Che fece una cosa buona? Fratelli, sapete, più o meno, così dici, io me la comprai per 15 sicle d'argento. Quindi quella prostituta, in poche parole, in tutto quel periodo che è stato a casa del profeta Osea,
Non ha guadagnato soldi, in poche parole, perché lei si prostituiva per soldi. Allora dice lui, il profeta, io me la comprai per 15 sicli d'argento. Alleluia. Amen. Quindi, e ha provveduto, amen, in modo tale che il popolo vedesse, dice, ma sto profeta che sta facendo? Allora il Signore dice, e voi che cosa state facendo con gli idoli e tutte le cose che commettete, alleluia, nella vostra vita? Non state facendo ancora peggio che di quello che io gli sto facendo fare al profeta, al mio profeta Osea? Ci siamo? Sono riuscito a farmi capire? Perché tutti qui si saranno ribellati. Del profeta ha fatto questo. Si dice, Signore, il profeta ha fatto questo e ci stai facendo fare io. E quello che avete fatto e continuate a fare voi, chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha ordinato? Io? No. Quindi mentre il profeta sta facendo quello che gli ho ordinato io, per voi è sbagliato. Quello che state facendo voi è sbagliato, siccome non ve l'ho detto io, è giusto. Ci siamo? Allora a questo punto conviene non parlare. Attenzione, attenzione. Vedete che la cosa è molto delicata. Intanto, diciamo, il caso mio, allora, il Signore con la sorella, vedete, le ha dato piena soddisfazione perché ha visto la sua semplicità. Nel secondo caso, se vi ricordate, tutta la Chiesa ha ricevuto quello che il Signore mi ha fatto fare. Amen? E ricordo che la prima persona a riceverla senza che sapesse niente è stata una che mi ha telefonato allora a casa e mi ha detto, fratello, ho saputo che hai detto alla Chiesa di pregare per una cosa. Ho ricevuto questo da parte di Dio. Che tu devi avere un figlio. E mi disse la persona, come è vero che l'Eterno vive, è stata tua madre la prima a telefonarmi e a dirmi, l'aveva ricevuta da parte del Signore. Mi disse un nome e cognome. E poi tutti avete ricevuto la stessa cosa, alleluia. Vedete, fratelli, per quelli che sono fuori, ero Vecchio Testamento. Alleluia, benedetto sia. Ma l'ha fatto, il Signore fa le cose per farci divertire, ecco, così come ha fatto agire il profeta Osea in quella maniera per raccogliere il popolo di Israele, il Signore ha fatto agire me in una certa maniera per un lavoro che devo fare nel campo di Dio, che era ed è indispensabile che le cose andassero, fossero andate e che continuano ad andare in questa maniera. Amen. Un'altra cosa, quindi, e questa è una, vedete, cose assurde. Ora un'altra cosa ancora. Le cose vostre familiari, intime, non le dovete svelare a nessuno, soltanto al Signore. E se ne sentite il bisogno, all'anziano. E quando qualcuno dovrebbe dirvi, ma sai, fratello, sorella, così così, vaccino all'anziano e parlo con l'anziano. Questa responsabilità il Signore non l'ha data a voi. Per esempio, ma guarda, manca a farla apposta che, appunto, la volta passata dici, qui è due fratello, da sorella, vi ricordate questo fatto? Ora, ecco, ora siccome di questi casi, anche nella nostra chiesa come in altre chiese, ce ne sono. Qui è fidanzato con una non credente, ma il Signore vi ha dato da giudicare o da sospettare. Voi dovete solo pregare. Perché, in fondo, fratelli, ripeto, perché quando quelli che sono demarati veramente da Dio,
Quando vengono e mi chiedono del consiglio, io non ci dico va bene, sì, sì, tutugniamo e benedizione, preghiamo, ho sempre detto preghiamo. E noi che ne sappiamo qual è il motivo, cosa c'è sotto da parte di Dio? Allora voi non dovete né pensare né intervenire. Lasciate la cosa al Signore, amen, e all'anziano. Non assumetevi questa responsabilità che non vi è stata data dal Signore, perché potreste anche bestemmiare contro lo Spirito Santo. Il Signore mi ha dato questo per spiegare come Dio agisce in maniere svariate, scandalose se necessario, e noi dobbiamo sempre tacere. Vedete che lo vorrei ripetere all'infinito, perché pare che uno dice no, ma io ci devo un consiglio. Ma tu che dai il consiglio? E se il Signore fa una determinata cosa per un motivo ben preciso, che fai tu? Gli impedisci al Signore quello che sta facendo? Qui ci deve essere una chiesa sana, santa, eppure, perché fino a questo momento qua nessuno ha sbagliato. E se ha sbagliato, il Signore ha sempre provveduto a intervenire a lui. Amen? E continuerà a intervenire. Amen? Alleluia, gloria al tuo santissimo nome, benedetto tu sei. Alleluia, grazie Padre Santissimo di tutto. Alleluia, gloria al tuo nome, sì, oh Signore. Le tue lezioni sono meravigliose, perché Signore non ci stai facendo crescere in una maniera viziata, Signore, genitori insensati, ma ci stai facendo crescere a livello fisico, spirituale e materiale da persone veramente sagge, da veri figlioli di Dio, perché oh Signore, laddove il nostro piede sta, Signore, prendendo una via sbagliata, tu subito, Signore, ci riprendi e ci rimetti nel cammino giusto. Quindi grazie per le tue riprensioni, grazie per i tuoi insegnamenti, grazie per le tue carezze e grazie anche se abbiamo bisogno del flagello. Signore, benvenga ogni cosa da parte tua, il tutto sarà sempre una grande benedizione per noi e ti loderemo, Signore, e ti glorificheremo qui in terra e lassù nel cielo insieme a Gesù, ora e sempre, appunto, in eterno. Amen, alleluia, amen. E Dio sia lodato. Il Signore ci benedica. Ebbene.
Per grazia di Dio, per la sua immensa bontà, abbiamo ancora oggi potuto seguire questo culto, che vi ricordo è andato in onda via radio, sulla frequenza di Radio Messaggio Cristiano, sul nostro canale YouTube, dove è per sempre a nostra disposizione, sulla nostra pagina Facebook. Con i culti vi do appuntamento, a Dio piacendo, ad ogni martedì e venerdì, come questa sera. E con le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle ore 10:15. Per maggiori informazioni chiamateci a questo numero 349 64 11 232, dove potete anche farci pervenire le vostre richieste ed ascoltarle la domenica mattina prima della diretta del fratello Nino, quindi prima delle 10:15. Ripeto, 349 64 11 232. E come Gesù, che cresceva in statura e in sapienza, anche noi vogliamo crescere spiritualmente con l'ascolto dei culti che vanno in onda ogni martedì e venerdì sera come oggi, e le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15. Quindi vi do appuntamento sempre sulla nostra frequenza radio, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Sulla nostra frequenza l'ultima trasmissione vi darà compagnia. Sulla nostra pagina Facebook il fratello Nino vi ha già dato i suoi saluti, il santo bacio della buonanotte attraverso il calendario di Radio Messaggio Cristiano. Pace a tutti e buon ascolto e buona visione da Radio Messaggio Cristiano.